Ciao amiche e amici, siamo tornati su RimWorld con i Vault Boys e in questo episodio mi piacerebbe iniziare andando a cercare il Plasteel perduto, perché abbiamo già praticamente pronta una zona per la costruzione dell'astronave, ma non abbiamo i materiali. Abbiamo quasi tutta la tecnologia, ma non i materiali. Quindi, bando alle ciance, dobbiamo trovare un'intelligenza artificiale che io purtroppo quando l'avevo l'ho venduta, quindi dobbiamo trovare dei mercanti che la vendano e non è semplice. E allo stesso tempo dobbiamo iniziare a appunto a scavare il plastil per preparare i pezzi di astronave. Power clone. Adesso voglio assegnare, parlando, ok, a Mami e dov'è Mami? Diamo un soldier e anche a Rogers diamo un soldier. Voglio vedere se con questo stile di vestiario si mettono le armor vest che abbiamo costruito, che sono di qualità scarsa, però è sempre meglio di niente e poi sono al 100%, quindi... Ok, Rogers infatti si è subito messo un armor vest e si è messo anche un elmetto in Kevlar, benissimo. E si sta mettendo anche un parca, interessante questa cosa. Quindi praticamente ha la spada lunga in plastil, che è un pezzo pregiatissimo. Camicia e pantaloni in Davistrand, parca in cotone, armetto di Kevlar e armor vest. Credo. Vedete, armatura contro le spade 46, contro i colpi blunt, come si dice, gli spuntoni, no? Le lance 20%, elettrica 14, caldo 2,7. Va bene. Mami, anche lei si è messa l'armor vest, il parca e l'elmetto di Kevlar, quindi abbiamo i nostri due melee adesso vestiti da soldati. Gli altri invece no. Agli altri invece direi proprio di no, di non mettere queste cose. Perfetto. Maker sta lavorando l'acciaio, quasi quasi gli chiedo di fare qualche componente in più, una decina di componenti visto che l'acciaio abbonda. Nello scorso episodio abbiamo trovato una riserva di... io lo chiamo petrolio, non saprei come... No, 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 no. Di chem fuel. Chem fuel. Non so come chiamarlo. Praticamente serve come benzina. Non so se serve anche per alimentare, per produrre dell'energia elettrica o serve anche per l'astronave. Intanto bene a saperlo. Chi è che ha il Tattered Apparel? Shannon, che cos'ha di male? Una t-shirt di Davistran. Ok. Una t-shirt di Davistran, niente. Allora io darò l'ordine di craftare una t-shirt, anzi un paio di t-shirt in più, tre, di qualsiasi genere, in modo che poi se la nostra Shannon vuole cambiarsi. Intanto Logan vedo che sta lavorando una nuova opera d'arte. Abbiamo finito la Wooden Grand Sculpture Beat by Patience 320 in bellezza. Anche questa, come se la vendiamo, guadagniamo dei bei soldoni. Abbiamo attivato sto coso? No, non ancora. New Lovers, Roger e Saski. Dai, fantastico! Era ora. Dove dorme Saski? Qui? Rogers qui? Io direi di fare una nuova stanza per i due piccioncini. Assolutamente. Magari la facciamo proprio senza mettere insieme le due stanze. Ne creiamo proprio una di default. Così. Perfetto, faremo un bel matrimonio. Cosa diavolo sta su... Ih, caspita! Uff. Prego, non dir... Avevo dimenticato di staccare le batterie d'emergenza, sono nella merda adesso. Va bene, allora, con calma. Tutti a spegnere il fuoco e poi c'è da ricollegare le linee. Come gioca a scacchi? Mi stai prendendo per il culo. Riposa con gli altri. No, 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 ragazzi, no. Vabbè, Saski ci mancherebbe se va a spegnere un fuoco, dai. Avanti, 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 bene.
Abbiamo perso anche un pannello solare. Ci sta bruciando tutta la birra, caspita. Tutta la maledettissima birra. Shh. Enrique è praticamente stato ustionato. Fa vedere. Ipotermia lieve. Ipertermia. Sta bruciando vivo, cazzo. Chi è che è confuso? Maker, ma è poverino, vecchio e pezzi quest'uomo. Costruiamo di nuovo tutto. E per adesso, vabbè, la produzione di birra salta per un po' di tempo. Che due palle. Cazzo. Abbiamo tutta la gente in ospedale, però senza l'energia elettrica. Saski magari deve andare a collegare. Qui dov'è Saski? Questa è la zona importante. Perché stiamo producendo energia, ma non arriva dove dovrebbe. Cioè l'energia si ferma. E guardate quanti sono i miei. Cazzo. Shannon, vai a curare immediatamente. Umafra è incinta, mi fa piacere, ma Shannon, vai a curare Mami, Maker, Enrique, Lumi. Non vanno neanche i monitor dei letti medici, cazzarola. Tutti ustionati. No, Saski, forse non ci siamo capiti, cioè, ok, va tutto bene, però forse l'elettricità è più importante. Non ho parole. Ci sta arrivando l'elettricità? Un po' sì, un po' no. Ok, bene. Adesso dovremmo avere una linea che tira dritto, sì. Bene, bene, bene. Adesso l'elettricità dovrebbe tornare ovunque e andiamo a ricostruire anche i pannelli solari perduti. Bene. Dai, è quasi tutto sistemato. Bene, bene, bene. Devi stare da quando? Fra un miliardo di anni. Però intanto sta andando avanti, è l'ottava di primavera e il grande campo, quello mastodontico, è il 26%. Sarà tra il 20 e il 30 perché... Infatti, i più piccoli sono al 14, quelli piantati per prima al 28. Mi chiedo una cosa, ma scusate. Nessuno che porta queste t-shirt dove dovrebbero stare, no? Perché ho pasti buoni. Ma dai, ma allora ho sbagliato qualcosa. Ma come? Sì che posso accettare, non capisco. Allow non dead man's appearance. Faccio fatica. Avevo praticamente flaggato la cosa sbagliata. D'accordo. Adesso abbiamo delle t-shirt. Orrende di cotone, però ne abbiamo tre nel caso in cui servissero dei materiali. Va bene, d'accordo. Intanto inizia la stanza dei nuovi innamorati, che non mi ricordo mai quali sono, ma fa vedere. No, questa è la sposa. Erano Logan, mi sembra. Ok, no. Saskia Rogers. Mi ero dimenticato. Saskia e Rogers. Intanto vediamo dove possiamo andare a scavare. Allora, beh, tutta questa è un'altra zona in cui si può scavare alla grande.
quasi quasi la tengo attiva adesso sta caspita di questo caspita di scanner. Non saprei. E c'è da scavare veramente tanto, non so se ho abbastanza tempo per fare tutto questo. Oddio, il tempo dovrei averlo, ma... Ok, intanto nuova opera d'arte 320, ok, non male. Come quella di prima. Una magari la piazzo nella nuova stanza. E sarà molto bella. Non sarà larghissima, però... Va bella. Sarà abbastanza stretta in realtà. Il legno inizia... Siamo soltanto a 700. Magari qualche pianta... No, 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 ho sbagliato. Non tagliare piante, tagliare legna. Andrei a tagliare qualche pioppo semplicemente per essere sicuro di avere legno in caso di necessità. Anche se dovrei cercare di essere sicuro di avere energia elettrica, perché wow, davvero ne abbiamo bisogno. E abbiamo praticamente finito. No, ne abbiamo uno. Sicuramente un geyser in più. L'ondata di caldo è finita, bene. E gli Illroot qui li possiamo lavorare. Direi che fermi tutti adesso. Ci sono veramente tanti, tanti ordini in ballo, soprattutto di scavo. Più tutto quello che bisogna fare nei campi. Quindi direi che smetto di dare ordini per un paio di giorni. E quando Enrique finisce questa ricerca lo lascio libero per un po' in modo che dia una mano anche agli altri colonist, agli altri coloni. Indoor 15 gradi, fuori 20, perfetto. Passive cooler fra un giorno esaurisce l'effetto, quindi l'ondata di caldo è andata, ma non c'è problema. Right. Baluba, ragazzi, baluba. Questi mi piacciono tantissimo perché qui, ragazzi, dove sei, Lumi? Un bel rene sinistro te lo regalo io. Allora, i Balubats stanno attaccando una porta di legno nel corpo a corpo. Quale? Quale? Porta di legno. Svegliamo tutti, onde evitare che qualcuno di loro finisca nelle mani dei Balubats. Mami la piazziamo all'angolo. Lumi in pole position. Loika a difenderla. No, avviso critico fuoco dove? Bastardo, bastardissimo, mi ha messo a fuoco il mais. Attacca Salmon. Non abbiamo neanche... Ah, sì, abbiamo un... Perfetto, abbiamo un simpaticissimo Salmon come prigioniero. Prima gli devo il rene destro e poi anche Cheetah. Cattura Cheetah. Quindi adesso chiederò al mio medico, a Shannon, di curare questi due. E poi iniziamo l'operazione immediatamente. Ne abbiamo due, possiamo tentare due operazioni nel caso in cui la prima fallisse. E qui armi da buttare via. E finalmente possiamo costruire qualche nuova torretta, visto che questa ce l'hanno fatta fuori. Ottimo. Come va l'incendio, Rogers? Dai, sistema, bene. Allora, dottor Loic,
Salmon è già stato curato? Perché Shannon non può curarlo? Treating Salmon. Vai. Salmon, allora, vediamo che prigioniero è. Persona. Incapace di sociale, ha delle ottime passioni. Cheetah è incapace di niente, ottima con gli animali, artistica, cooking, però ha 28 anni, sanguigna, nudista. Questo ne ha 26. Nel crafting com'è? È a 6 punti. Quasi quasi provo a reclutare Salmon. Mentre Cheetah... Ah, gli stanno dando il latte, ma che bravi. Bisogni... Allora... Mad Animal Key. Una tartaruga impazzita. Posso dire che non me ne frega la mazza, scusate. Dov'è? Allora, Cheetah. Health. Operation. Aggiungi un programma. Harvest. Rene destro, abbiamo detto, per lumi. Infatti era rene sinistro. E dai. Ok. Dottor Loic inizia. Ci pensa Dottor Loic a rimuovere parti del corpo. Con le medicine d'erba? Povera Cheetah, mi sa che finisce talmente male questa che. No! No! Ho cliccato polmone! Fermati! Fermati, aggiungi. Ma io sono scemo. Rene sinistro. Le stavo prendendo il. Prima rene destro e poi il polmone destro. Rene sinistro. Loic, vai. Opera. Pazzesco. Cioè. Mamma mia. Non ci posso credere. Qui, vai, andiamo avanti con la pulizia. Speriamo che non crepi. È andata, ragazzi. Ah, è andata. Siamo riusciti a mantenere Cheetah in vita, levarle un rene. Considerata guilty. Il fatto che sia considerata guilty. Perché Skippy scappa? Scusate la battuta. Salmon organs harvested. Sì, però abbiamo recuperato un organo da qualcuno, quindi meno 5. Skippy è una mira eccezionale. Una mira eccezionale. Dobbiamo ripulire tutta sta merdaccia, quindi. Va bene, Rene c'è, quindi l'operazione la farà Shannon. Mami! Ma chi scappa? Il Muffalo è morto per. Ah, caspita. Niente, Simon, allora. Simon, proviamo a reclutarlo. Ci te la rilasciamo. Servita per i nostri scopi, è sopravvissuta con un rene, sopravvive senza problemi. Noi intanto teoricamente dovremmo dare il rene a Lumi. Anzi, salviamo un attimo la partita, visto che Lumi è già a letto. Che cos'ha? Vabbè, ha anche fumato l'erba. Operazioni, impiantare nuova serie di denti, no grazie. Rene sinistra. Shannon, vai. Opera Lumi. Tanto questo ospedale sembra una clinica degli orrori. Non so se notate, è tutto sporco di sangue. Squidward.
Dei rumori strani, eh. Ti prego, incrociate le dita. È andata. È andata, ragazzi. Braccio sinistro, colpo da. Vabbè, perfetto. Lumi adesso ha entrambi i reni. Non avrà più il problema di dolore o. In generale, il problema che aveva prima. Dico semplicemente una cosa. Top, top assoluto. Programmi. Continua a fare grandi sculture di legno visto che ne abbiamo a bizzeffe. E intanto qui, ragazzi miei, abbiamo una cabina armadio che è fantastica. Siamo pieni di vestiti. L'unico piccolo problema, abbiamo i. Abbiamo delle zone, cioè delle cose che noi potremmo utilizzare praticamente per le armi a questo punto. E non servono nella cabina armadio. Errore mio. Credevo che potessero servire. Le spostiamo. Così la cabina armadio diventa un po' più grande. Altrimenti, boh, guardate quanti vestiti. Ah, guardate il cane che sposta i vestiti dei Baluba. In realtà i vestiti dei Baluba, però. Vabbè, cercherò di venderli. A proposito, dov'è Mami? Seminarea, contatta gli Hateron, o come diavolo si chiamano. Chiediamo il mercante di beni esotici. E questo cosa sarebbe? Perché è piccolo? Boh. Riserva. Perfetto. Qui come stiamo andando? Tutto tranquillo. Non abbiamo ancora iniziato a scavare. Salmon, amico mio, cerchiamo di reclutarti perché mi sembri buono. Saresti praticamente il numero 11. Non male. È abbastanza buono perché comunque guardate, nel corpo a corpo sarebbe ottimo. È incapace di sociale, ma chi se ne frega. Sarebbe un crafter, sarebbe un ottimo minatore. Quindi lo farei semplicemente pulire, craftare e picconare. Non vedo nulla. Non vedo cosa possa andare storto. Ah, caspita. Si dorme, ragazzi, troppo felice per Lumi. Sono davvero troppo felice. Ma ancora? Che due palle. Questi però sono cattivi, ragazzi. Questi non sono Baluba. Saranno difficili da far fuori. La cosa positiva è che è un raid, quindi non è un assedio. E arrivano sempre di notte questi bastardi. Cioè, non abbiamo avuto il tempo di pulire quello precedente. Abbiamo soltanto bruciato i cadaveri. Va bene. Vediamo, dai. Stanno andando a bruciare i campi? No, Shin! No, hanno ucciso Shin, bastardi. Caspita. Hanno ucciso il mio eroico Shin. Siete dei figli di puttana. Ve la farò pagare. Stanno veramente cercando di entrarci in casa attraverso le grandi mura. Alleato. Ah, beh. Adesso sì che siamo tranquilli. Va bene, tanti pure da questa parte. Tempesta di fulmini. Io quasi quasi. Cioè, se butta male ricarico, quindi me ne frega poco. Dai, dai, che ce la fate. Dai, entrate dalla birreria, avanti. In realtà, alcuni sono entrati dalla birreria, altri.
Stanno facendo il giro dell'oca. Marcus cosa sta facendo? Sta scavando, sta entrando nella prigione. Non ha capito nulla. Sono stupidi, ragazzi, sono molto stupidi. Lasciate che scavino. Cazzo, mi stanno facendo fuori Simon, però. Mi hanno fatto fuori il mio Simon che volevo recuperare. Oh, finalmente. Allora, due idioti sono entrati nel tunnel della morte e sono finiti malissimo. Aspettiamo che entrino anche gli altri. Buono, anche Nina. C'è la cosa bella è che hanno perso un'eternità di tempo per poi praticamente farsi ammazzare come tutti gli altri. Esattamente come tutti gli altri. Bene. Mi dispiace soltanto per Shin. Mi dispiace tanto per il cagnolino, povero. Però è andata così. Spegniamo l'incendio, poi c'è da riaggiustare le mura. E se Shannon riesce, salviamo Salmon ancora una volta. Ah, non abbiamo. Certo, non abbiamo più una prigione. Eh già, perché ce l'hanno abbattuta. Adesso però riesco a ricatturarlo, vai. Escape pod, di chi si trattava? E diciamo che se con un escape pod atterri nel bel mezzo di un incendio, forse. Mi dispiace. Ok, avanti, dai. Ricominciamo a sistemare le mura, ragazzi. Saranno delle lunghe giornate. Saranno davvero delle lunghe giornate. Con questo macello. Quindi, nell'ordine. Dobbiamo trovare il plasteel e stiamo scavando in quest'area, dove poi dovremo costruire delle trivelle. Stiamo preparando una stanza per i due nuovi fidanzati, che non mi ricordo mai quali sono, Roger e qualcun altro. Dobbiamo ripulire questo schifo. Dobbiamo recuperare il cibo dai campi. Wow. Chi è che ha un'infezione a un dromedario? Lo macelliamo, ragazzi. E un'altra cosa importante, gli animali in realtà non dovrebbero stare in quest'area. Cioè i miei Muffalo dovrebbero spostarsi tutti in altre zone, ragazzi. Cioè in realtà potrebbero stare un po' ovunque, questo è il problema. Vabbè. Questa è Herbal Medicine, Skippy, Resting, va bene. Non posso tenerli sotto la pioggia, li danneggio. Che gioia! Allora, la cosa positiva. Vabbè, sto perdendo tutti gli animali. È un po' quello che è. La cosa più positiva è che questa pioggia torrenziale spegne gli incendi. Cosa negativa. E pulisce anche il sangue, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, ripulisce tutto il cortile che era insanguinatissimo. Vi rendete conto che la mia cabina armadio, come l'ho chiamata, in realtà, ragazzi, cioè, non, cioè, devo ancora utilizzare il vecchio magazzino, non ce la faccio altrimenti. Pazzesco. Pazzesco. Va bene. Aiuto.
Ma qui ci vorrei tenere una bella statua in realtà. Cioè, qui ci piazzerei proprio una cosa di questo tipo. Ah beh, certo, di fronte alla porta no. No, lasciamo perdere il tavolo, dai. In questa stanza ci piazziamo soltanto un'opera d'arte, magari un vaso di fiori e il letto. E il pavimento super liscio. Ah, ok, sono arrivati gli Exotic Good Traders. Potrei vendere salmone ai pirati. Scusate, prendiamo Mami. E andiamo a vendere ai pirati salmone. Non lo recluto a questo punto, anche perché è malato e bla bla bla. Ah, Salmon è un'umana, è una femmina. La vendiamo per 365. Camp Fuel, allora, vediamo che cosa serve. Ah, Used to Fuel Rockets. Serve per far partire l'astronave. Siamo stati fortunati, allora. Vestiti di merda li vendo. Non riesco a comprare nient'altro. Che due palle. Cioè, pirati, ma che cazzo vendono? Comprano gli schiavi, va bene. Vendono un po' di cosucce, un po' di medicine, toh. Compriamo medicine al posto di uno schiavo. Faremo così. Shannon, però. Ah, le medicine me le hanno già portate via, bene. Dai, va bene. Allora, facciamo il trade con il mercante di oggetti esotici. Se ci fosse sempre. Plasteel, ottimo. Intelligenza artificiale, mai, eh. Quanto ne. Abbiamo 388 pezzi di plasteel. E dove cazzo li abbiamo trovati? Compriamo le. Ammazza se costa, no. Vabbè, facciamo una bella cosa, dai. Iniziamo dai vestiti schifosi dei Baluba. Questi ce li comprano tutti. No, questi non sono oggetti esotici, questi sono oggetti de merda. Ok, poi invece vestiti buoni no. I parka personal shield, tutta sta roba no. Non hanno abbastanza argento. O compro una televisione, oppure vabbè, compro l'oro. Finché non arriviamo a 1564. Ok. Perfetto. Good deal, ragazzi. Abbiamo venduto la nostra arte per argento e oro. E un giorno troveremo qualcuno che ci vende una IA, ne sono certo. Speriamo bene. Nel frattempo continuiamo a scavare, dai. Allora, prima di chiudere l'episodio, volevo vedere se riesco a costruire una bella trivelluccia. Cioè, riuscirci ci riesco, certo, ma voglio capire. Prima che tutti vadano a letto, che sono le 22. Ah, e poi abbiamo finito il legno, ok. Anche se in realtà vedete che la foresta me ne dà in abbondanza, quindi potremo continuare a costruire le nostre sculture in legno più tardi. Cargo pause. Oh, penicillina, bene, ottimo. Vediamo di cosa si tratta, dai. Questa è una riserva molto grande. Camp Fuel anche qui. Ok. Rogers, con chi stai adesso? Saski. Set owner. Saski e Rogers.
chiudi. Rogers quindi magari porti via il granito dove Saski. Lei non pulisce, no? Logan, vai a pulire tu. E adesso sposta anche queste robacce. Ok, vediamo com'è sta stanza. Bellezza 7-1. Abbastanza impressionante. Ricchezza mediocre, average size, beautiful, slightly dirty. Vabbè, e il fatto che ci sia questo pavimento assieme ad un'opera d'arte fantastica rende la stanza di Rogers e Saski abbastanza buona. Devo però togliere l'energia elettrica qui. La carovana se ne sta andando. Signori, la carovana se ne sta andando, ma anche il nostro cibo se ne sta andando. Devo smettere di dare ordini e devo iniziare a... fare grande scultura, 420, mamma mia. Ma abbiamo delle sculture adesso che rendono le stanze meravigliose. Una colonia più sporca del West, ma questo è un altro discorso. Con tutto quello che puoi. E anche qui cancelliamo tutto e diamo un programma. Pantaloni fanne 2, camicie fanne 2, giacche fanne 2, quello che viene, giacca vento fanne 2. Stanchezza, chi è stanco? Rogers, eruzione solare, cazzo, un solar flare, non va più una mazza. Va bene amici, allora, eccolo qui il camp fuel intanto. 300 addirittura. Vabbè, intanto mettiamolo da parte, ci servirà prima o poi. Io mi chiedo invece però se prima o poi avrò la possibilità di andare avanti con l'astronave. Io direi che nel prossimo episodio, senza indugiare troppo, andiamo avanti nello scavo di cunicoli. Potrei già dare l'ordine. Io a questo punto direi di fare una cosa di questo tipo. Perfetto. E speriamo di trovare... Un topo si è addestrato da solo. Per favore fatelo fuori. Vediamo di cercare delle zone in cui trovare del plastil. Nella speranza di trovare qualcosa, perché... Ad esempio, qui vedo tantissimo plastil. Probabilmente l'abbiamo recuperato dai mostri. Vabbè ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.